Adesso mi trovo a Milano. Fortunatamente in questo periodo sono riuscito a trascorrere del tempo in un piccolo studio che ho ricreato in casa. In questo momento non c'è un progetto preciso a cui sto lavorando, sto facendo molta ricerca e leggendo molto. Quello che mi ispira sono i dipinti dei maestri antichi, c'è sempre qualcosa da imparare da loro. Poi ad ispirarmi sono anche i testi che leggo. Sicuramente il mio mondo adesso ha un colore nero, credo che sia il colore più adatto per rappresentare la situazione che un po' tutto il mondo sta passando, in termini di problemi sanitari, economici e sociali. Ricerca, colore e forma. Un ritratto fattomi dal pittore Giulio Frigo. La mia immagine si moltiplica e si deforma tante volte quanto sono le microlenti applicate sul vetro della cornice. Restituisce un'identità gassosa, diffusa e granulare, che prolifica come le miliardi di goccioline che costituiscono quella specie di cose sfocate che sono le nuvole. È una frase di Ugo Foscolo. L'arte non consiste nel rappresentare cose nuove, bensì nel rappresentarle con novità.